Abbiamo il piacere oggi di essere in compagnia con l'avvocato Daria Pesce, presidente dell'associazione Etta e Paolo Limiti, che ha in programma di organizzare un grandissimo evento in Piazza Ducale a Vigevano questo sabato. Chiediamo alla dottoressa di parlarci di questo progetto, di come è nato e perché è calato a Vigevano. Durante la pandemia, io faccio parte di un ambiente anche diplomatico, discutevamo fra consoli e ambasciatori cosa fare per il turismo in Italia, per portare dei turisti in Italia. Allora io ho avuto l'idea di dire, facciamo della musica insieme alle città d'arte. Insieme alle città d'arte in modo che facciamo chi ama la musica, conosce, viene per la musica, ma viene a visitare dei luoghi storici. È stato appoggiato questo progetto, io poi come presidente dell'associazione ho deciso di andare avanti come sempre nella mia vita, vado sempre avanti. E allora ho detto, qua cosa scegliamo come prima città? Scegliamo la città di mia mamma e di mio cugino, cioè la piazza di Vigevano, che è una delle più belle piazze d'Italia e trascurata purtroppo dagli stranieri, tanti non la conoscono. E così abbiamo deciso, così abbiamo fatto e così faremo, con un'opera lirica piccola, in modo da non angosciare la gente con lunghissime opere, cioè Gianni Schicchi di Puccini, che è un'opera allegra, diciamo, tutto sommato, nella piazza. Il nostro palcoscenico sarà la piazza, i tecnici sono bravissimi e vediamo se Vigevano avrà un afflato internazionale. Io credo di sì, anche perché ho invitato della gente che viene dall'esterno, verrà anche il viceministro portoghese. C'è un progetto più ampio, no? Cioè si parte da Piazza Ducale con Gianni Schicchi, ma l'idea è quella di portare un trittico di opere, il trittico pucciniano, e calate ognuno in un contesto che, diciamo, rappresenta o sposa in qualche modo l'opera che si rappresenta. Noi facciamo Gianni Schicchi a Vigevano come inaugurazione, poi faremo la Suora Angelica il 28 a Casteggio, alla Certosa di Casteggio, e poi volevamo, e adesso vediamo perché poi magari ci mancano anche un po' di soldi, bisogna cercare di trovarli, fare il Tavarro dove c'è il, come si chiama, quella specie di traghetto di Leonardo da Vinci, che è a Belgirate, mi pare, un posto così. Quello lo stiamo ancora ideando, perché quello lo faremo in primavera e non adesso. Dopodiché l'idea è di, nelle varie città d'arte italiane, di fare delle varie opere. L'anno prossimo, se Vigevano ci darà soddisfazione, faremo la Cavalleria Rusticana. Sappiamo che Piazza Ducale si trasformerà ancora di più in un palcoscenico, in un cortile d'onore, pronto a ospitare 960 persone. Ci parli anche della produzione, della regia, degli artisti coinvolti? Allora, la regia è Davide Garattini, che è un giovane regista che ha diretto opere in tutto il mondo. Il mio direttore artistico è Sabino Lenoci, che ha una rivista ed è editore della rivista Opera. I cantanti sono i cantanti che hanno vinto il concorso Limiti, che è un concorso che facciamo da 6 anni per i giovani cantanti lirici. Quello che io voglio fare, e che sarà il futuro dell'associazione, è coltivare l'interesse di tutta la musica e cercare di aiutare i giovani cantanti o giovani violinisti, giovani che vogliono imparare la musica. Questa è l'idea. Paolo Limiti ha fatto per 3-4 anni il concorso, poi purtroppo è morto di cancro al cervello e io sono subentrata.
ed è un grande dispiacere perché Paolo Limiti conosceva la musica, tutta la musica, ed era sia un amante dell'opera che la musica leggera e la musica classica. Diamo anche qualche informazione di servizio per chi vorrà partecipare alla serata. Dove si acquistano i biglietti e il costo dei biglietti? I biglietti si acquistano online al Teatro Ciboldi, sito del Teatro Ciboldi, ma non solo. Io dicevo che abbiamo anche due agenzie. Una è in Via Dante ed è collegata alla piattaforma Ticket One. La seconda è Pide Pupi, che ha biglietti cartacei che può vendere immediatamente, è iniziato domenica, e quindi questo, le quotazioni sono queste: l'area antistante il palco di 480 posti costerà 25 euro più le tasse abituali, l'area antistante il megaschermo è intorno alle 18 euro più le tasse. Queste sono le quotazioni che abbiamo voluto per la città di Vigevano, per favorire anche, se vogliamo, un'adesione più ampia possibile dei nostri concittadini. Grazie. L'opera costa in genere 100.000 euro al mese.